Sono 180 in costante e rapido aumento le classi scolastiche in quarantena a Pescara e in provincia a causa della positività al Covid-19 di alunni e docenti. Del totale 80 classi appartengono alla scuola dell'infanzia, 60 alla primaria e 40 alle secondarie. Proprio le secondarie, nonostante il minor numero di classi, sono quelle che contano più studenti in quarantena. La ASL di Pescara, come sta avvenendo in tutta Italia, fa fatica a gestire e a tracciare numeri così elevati. Il comune di Pescara è al lavoro per seguire la situazione e monitorare scuola per scuola, come spiega il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Gianni Santilli. Allora, un momento molto molto delicato per le scuole. A Pescara abbiamo tante classi a casa in educazione a distanza, con ragazzi positivi, ma tanti tanti altri ragazzi che sono a casa in quarantena. Noi al Comune di Pescara abbiamo già dovuto chiudere un asilo nido, il Gabbiano, e ieri addirittura una sezione di un altro asilo, la Conchiglia, perché c'erano dei maestri positivi. Quindi la situazione non è molto rosea. Che cosa bisogna fare? Tanti ci chiedono di chiudere le scuole, ma purtroppo il governo centrale ha dato una direttiva che noi ci dobbiamo, alla quale noi ci dobbiamo attenere. Quindi abbiamo avuto una nota dal prefetto di rispettare le normative nazionali. Quindi le scuole non le possiamo chiudere. C'è qualche difficoltà anche nel tracciamento dei positivi per quanto riguarda i ragazzi? Allora, io sono in contatto con la ASL quotidianamente. Hanno delle difficoltà perché i numeri stanno crescendo a dismisura, quindi non riescono a fare il tracciamento. Però man mano le cose speriamo che tornino alla normalità. Assessore, proprio in vista di fine mese e anche dell'arrivo di febbraio, l'augurio insomma che le cose possano migliorare. Allora, noi ci auguriamo che tutto ciò finisca al più presto. Parlano del picco che dovrebbe essere il fine settimana e la prossima settimana. Speriamo di tornare a una normalità per fine mese. Una cosa importante che vorrei comunicare è questa. Per i bambini dai 5 agli 11 anni, sabato mattina ci sarà lab aperto solo ed esclusivamente per loro, che partirà dalla mattina alle 8.30 fino alle 19.30. È aperta la piattaforma per la prenotazione, quindi io sollecito i genitori a partecipare a questa iniziativa, ma per il bene dei propri figli e per il bene di tutti quanti noi.